gli 11 tornano in campo con gli stessi uomini con cui hanno concluso il primo tempo. Si parte, Brescia che ha Viviano tra i pali, Cortellini, Mareco, Santa Croce dalla mano, linea difensiva, Stankevicius, Lim, Amsic, linea mediana, Mannini e Del Nero assistono Possanzini, mentre intanto c'è qualche problema. Eh sì, c'è un intervento falloso e forse qualche problema di troppo per Anastasi, è rimasto a terra dolorante dopo l'avvio della ripresa. Il Cortellini ancora De Feudis in chiusura su Mannini, prova Stankevicius, l'incursione in mezzo a tre uomini, semina un po' il panico, poi Mannini, buono il suo movimento però non si avanza di un metro, ancora Cortellini, alla fine De Feudis ripiega all'indietro e forse mette male anche il piede, provocando il primo tiro della bandierina per il Brescia. Possanzini, Stankevicius, Del Nero pronti a saltare, parte la parabola, Del Nero cerca di intervenire su quella bassa, ma Salvetti fa buona guardia e prova a far ripartire Del Core, la chiusura di Lima che poi non riesce in seconda battuta a rimettere il pallone in avanti proprio davanti alla cabinetta del quarto uomo, che è Roberto Bagalini da fermo, coadiuvano Nicola Pierpaoli da Firenze, la decima presenza in Serie B, i due collaboratori Carmelo Battaglia e Francesco Benedetto, entrambi di Messina. Calcio di punizione, già battuto da Del Nero, poi Mannini, ancora Del Nero, avanza Del Nero, poi Possanzini, uno contro uno, prova ad andare via, lo stende Zaninelli che allunga un po' il piedino e rimedia una ramanzina verbale, non un giallo. Calcio di punizione in favore del Brescia, Zaninelli tra l'altro era diffidato. Parte Amsek, battuta a cercare la deviazione di Mareco e poi palla che si spegne in fallo laterale. Dalla mano non è che abbiano rimesso granché bene i due e alla fine perdono palla proprio nel settore d'attacco e prova a ripartire Salvetti che viene travolto da Stankevicius in ripiegamento difensivo. Ancora una ammonizione, Stankevicius è il quarto ammonito della gara. Ancora Santa Croce, Salvetti intercetta, poi Stankevicius piede contro piede, ancora Salvetti tiene palla in mezzo a tre uomini, il tunnel Del Core va via in slalom, riesce in qualche modo a tenere palla, poi c'è un intervento del direttore di gara che comanda un calcio di punizione. Non sono d'accordo i difensori del Brescia, Mareco e Cortellini. Qui l'impressione è che Del Core avesse scavalcato oramai Cortellini e poi si è franato in terra. Calano le ombre piuttosto rapidamente a Cesena e aumenta anche il freddo, si abbassa la temperatura. Sabato, il cross in mezzo, arriva Papavaigo e poi il pallone viene scaraventato ancora da Cortellini in fallo laterale. Ancora Lima, prova sul fronte di sinistra, dalla mano, ripiega Dudu, poi Del Nero recupera palla in mezzo a due uomini, lo affronta Anastasi, Del Nero cerca il fondo per andare al cross, lo affronta anche Dudu, una spallata regolare peraltro che aiuta Del Nero a terminare la corsa oltre la linea bianca. Cortellini, poi Possanzini, buono il controllo, tutto sullo stretto in mezzo a tre uomini e non c'è nessuno a sostegno. Alla fine Stankevicius, Lima allarga, ancora a cercare dalla mano, in mezzo c'è sempre Possanzini, ma è troppo isolato, arriva Stankevicius, arriva anche Mannini, Del Nero, buono il suo numero e poi la conclusione sull'esterno della rete. Esce Del Nero, Pellè, Del Core sempre rapido con i piedi, riesce a recuperare il pallone, poi alla fine Possanzini ripiega a centrocampo per trovarne uno giocabile. 1-2, va a terra sull'intervento di De Feudis, calcio di punizione in favore del Brescia. Ha ammonito anche De Feudis, e sono 5, adesso cominciano a diventare tanti gli ammoniti. Deve sfruttare queste occasioni il Brescia per rientrare in partita. Parte il cross di Amsek, morbido, a cercare Mareco sul secondo palo, mentre terminava in terra Lima, anzi Santa Croce in area. Dalla mano, Cortellini, battuta profonda, a cercare ancora l'incursione di Kroll, non riesce a toccare palla, Dudu in caduta riesce a toccare, poi esce ancora De Feudis dalla propria tre quarti, ma Stankevicius ruba palla. Brescia più determinato, ecco Kroll, attaccato, resiste, prova ad andare via, sull'out, cerca di guadagnare metri preziosi, difende, poi va a terra e perde palla. E quindi Del Core, affrontato in maniera piuttosto brusca e rude da Stankevicius, Del Core si è sbarazzato del lituano, sorride, Marius Stankevicius, vedete, guarda un po' il giocatore per la verità, Stankevicius, ma l'impressione è che
entrambi potessero forse evitare il contatto del cuore. Papavaigo chiede l'arrivo di Dudu, il sostegno dell'altro senegalese, parte la frecciarena a destra, si allunga troppo il pallone e va a concludere la corsa in stazione oltre la linea bianca. Ancora Kroll, riesce a deviare, attenzione a Mannini, offre il pallone ad Hamsik, si gira bene, si libera, palla in mezzo, ancora verso Kroll, anticipato, poi interviene ancora dietro di gara e comanda un calcio di punizione in favore di chi difende, fallo in attacco e Cesena che può respirare ancora. Ancora grandi manovre sulla panchina del Brescia. Parte Hamsik dalla bandierina, palla in mezzo, in due saltano, riesce a deviare Stankevičius, palla allontanata quasi sulla linea e poi riparte del cuore, affrontato e fermato da Lima che tiene la palla in campo, protesta Castori che lamenta una spinta, rientra il brasiliano in campo con la palla e poi mette in movimento Hamsik, fermato da De Feudis, un po' di torello e poi pallone aperto ancora verso Sabato che arriva a sostegno a sinistra. E al 21esimo entra Mezzavilla, Adriano Sartorio da Maringà, stato del Paraná, a sostituire Anastasi e adesso non cambia nulla a livello tattico nel Cesena, anche le tifoserie continuano a sostenere i propri giocatori a gran voce, hanno deciso di gemellarsi, di sancire ufficialmente un gemellaggio già esistente con un incontro, un abbraccio, uno scambio di bandiere di Gagliardetti e quindi una partita che si gioca in quello che dovrebbe essere sempre lo spettacolo e soprattutto quella che dovrebbe essere sempre l'atmosfera in campo e fuori. Primo contatto del brasiliano, poi Stankevičius sbattuto da lunga a cercare Kroll che salta a vuoto, Dudu in anticipo su Mannini, spazza, prezioso, continuo Dudu, appoggia, sostiene, poi spinge e poi ripiega, anticipa, spazza l'area e spazza la tre quarti, davvero un giocatore importante. Adesso ancora un fallo in attacco e ancora un calcio di punizione fischiato in favore del Cesena. Si gioca da 24 minuti nella ripresa, è calato un po' il ritmo. Ancora Mannini, cercato Cortellini, il cross diventa quasi un tiro, sorveglia Sarti, palla sul fondo,